Ciao a tutti e bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi mostro tante ricettine, golose e anche sane. Allora, partiamo subito. Quest'oggi per colazione ho preparato una crostata con marmellata di fragole. Io la pasta frolla la preparo sempre il giorno prima perché la lascio riposare in frigo, così è più lavorabile ed è anche meglio perché il burro si raffredda. Questa è la ricetta che ho utilizzato per questa crostata e devo dirvi la verità, mi ci sono trovata molto bene, non si spezza, è bella elastica, quindi provatela e fatemi sapere. Quindi stendo la mia pasta frolla, la metto sulla teglia che utilizzerò, appunto questa teglia per crostate, e vado a preparare la mia crostata alla marmellata. A voi la crostata come piace? Qual è la vostra preferita? Fatemi sapere giù nei commenti. Fare la crostata mi rilassa tantissimo, almeno una volta a settimana devo preparare qualcosa con la pasta frolla. Questa va in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. E questa è stata la mia colazione. Per quanto riguarda il pranzo, ho preparato questo risotto con pesto di basilico e noci. Prima di tutto prepariamo il risotto in modo molto classico, quindi una noce di burro, un po' di olio, la cipolla, la facciamo soffriggere, poi ci mettiamo il riso, lo facciamo tostare per qualche minuto, ci versiamo anche un bicchierino di vino bianco, lo facciamo evaporare e poi cuociamo il riso con un po' di brodo vegetale. Nel frattempo che il riso cuoce vado a preparare il mio pesto, che sarà un po' più asciutto, quindi 50 g di basilico, 30 g di noci, potete anche sostituirle con delle mandorle per esempio o degli anacardi, e 2 cucchiai di olio, sale, pepe, parmigiano, quanto ne volete, e facciamo questo pesto che, come vi dicevo, è un po' più granuloso, meno liquido, perché già il risotto ha abbastanza liquido all'interno, quindi non ci serve che il pesto sia molto oleoso, ecco. Andiamo a mettere il pesto quasi a fine cottura del nostro risotto, mescoliamo e mettiamo anche una noce di burro alla fine per amalgamare bene il risotto e il nostro pranzetto è pronto. Provatelo ragazze perché è davvero buonissimo e ha un gusto molto delicato. Snack, vi propongo queste energy ball che sono senza zucchero e fatte con frutta secca, quindi sono anche molto sane. Vi serviranno 150 g di anacardi, anche qui potete mettere la frutta secca che preferite, 100 g di datteri denocciolati, 100 g di prugne secche o fichi secchi o altra frutta secca essiccata, un cucchiaino di cacao, un cucchiaino di miele se volete, un pizzico di sale. Il miele non è assolutamente necessario se non lo volete mettere, perché comunque il composto è già abbastanza buono e dolce, e otterrete questo composto che si può gestire tranquillamente, quindi create le vostre palline e poi le ricoprite di cocco o di frutta secca grattugiata, vedete voi come più preferite. Le lasciate un'oretta in frigo, fin quando comunque si saranno belle rapprese, e poi si possono gustare e sono buonissime. Allora, per quanto riguarda la cena, ho preparato una quiche con pancetta e zucchine. Ho fatto saltare la pancetta in padella con le zucchine per un paio di minuti, dopodiché ho preparato il composto che andrà all'interno della nostra pasta frolla. Ho messo 2 uova circa, se avete le uova grandi ne basterà anche uno, poi un pizzico di sale, un po' di timo, pepe, quello che volete, e la panna fresca. È importante utilizzare panna fresca e non panna da cucina. Io ho aggiunto anche un po' di mozzarella opzionale e poi ho preso la mia formina da crostata, questa è con fondo apribile, molto comoda. Ho messo lo staccante spray, ho messo la mia pasta frolla, potete anche non mettere lo staccante e tenere la carta forno sotto. Ho bucherellato la pasta frolla, ho messo il composto di zucchine e pancetta e ho coperto con il composto di uova e panna. Ho chiuso i bordi della pasta frolla e l'ho cotta a 180 gradi per circa 40-45 minuti. E questa
questa è stata la mia cena. Spero tanto come sempre che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, aspetto i vostri commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste ricette. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!